Celebrati questa mattina a Palazzo San Giacomo i 40 anni del Centro Ester di Barra, importante struttura sportiva della zona orientale di Napoli, inaugurata il 15 settembre 1979 e riaperta nel 2018 dopo un anno di lavori per la ristrutturazione. Ci saranno nuove attività nuove, tra le quali diciamo nel nuoto partiremo con un corso di TFC e Abba Wabba, Zonathon, Karate e MMA. Quindi secondo anno a livello sportivo speriamo in un incremento e voglio ringraziare comunque tutti quelli della Napoli Est che ci hanno creduto in noi e sono stati vicino al nostro progetto. Luogo di sport e di aggregazione, il Centro Ester vanta un buon numero di partecipazioni e trofei in diverse discipline sportive, soprattutto in atletica leggera. I numeri sono importanti, sono anche tra virgolette entusiasmanti e quindi era giusto insomma annunciare alla città in questo luogo qual era il calendario delle attività che il Centro Ester, soprattutto le attività sportive che vengono promosse, ma anche l'attività sociale, perché il Centro Ester fa tanto per il quartiere, fa molto per le scuole, quindi è davvero molto bello poter, come dire, ospitare qui chi fa uno sport vero, chi fa sport, soprattutto nei quartieri di periferia. Il centro svolge diverse attività sociali e da quest'anno riparte anche il teatro. Grazie all'accordo con Special Olympics, il tappeto di Iqbal Save the Children, riusciremo a coinvolgere diverse iniziative per bimbi meno abbienti e soprattutto bimbi con diversamente abili. Vengo dalla periferia est, quindi sono nato nel centro ester, quindi questo è per me un motivo di vanto. Quest'anno avremo 13 spettacoli in cartellone, quindi sarà molto ricco e molto divertente. Abbiamo puntato sulla comicità e punteremo sugli abbonati, quindi ad un prezzo abbordabilissimo cercheremo di attirare le persone del territorio e non solo a teatro.